Guarda, va, guarda che macchinuccia, va. Pronto gara? Anche qui in Germania mia moglie e mia nuora si sono persi là dentro al negozio dei cosmetici. Ore, 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 sempre a vedere cosmetici e roba da vestire e cosmetici. Ma scendi! Scendi! Oddio, ce la faccio! Io prima o poi mi devo decidere, io devo scrivere un libro e il libro sarà anche illustrato perché ci saranno anche delle fotografie. Oh, adesso quanto sono carini sti occhiali, vediamo un po' come stanno sti occhiali, vediamolo proprio direttamente sul video. Come stanno sti occhiali? Ok, siamo usciti da, come si chiamava Manu? Franken Center, che sarebbe il centro commerciale di Franken, che è un paesino qua vicino a Norimberga. Mo stiamo andando, sempre se troviamo la strada, perché qua tra lavori in corsa e una cosa e un'altra, se strade sembrano piste di go-kart. Veramente sembra di stare a guidare il go-kart. Ma com'è tutti questi lavori in corsa? Ma che ci stanno le lezioni? Hanno troppi soldi, non sanno come spendere, beati loro. Uguale a noi, ci stanno i lavori in corsa, ma non ci stanno soldi. Mo comunque stiamo andando a mangiare da? Dal greco. Assaggi a solive, sono greche. No? La mascherina è mangiare al ristorante? Quando ti siedi... Però la devi prendere. Siamo arrivati nel localino greco. Aggregatevi. Tu sempre sul cellulare, mi raccomando. Mo' aggregato. Mo' quando? Mo' che ci portano già? A San Buco. Ma i cambi di fritti. Guarda qua, va. Ah, birra, sto disgraziato. Acqua, acqua e Coca-Cola. Poi questa si lamenta che ingrassa. E io ingrasso veramente. Mo' ha ordinato? Calamari e gamberi fritti, però. Pommes. Pommes, che cos'è? Patatine fritte. Patatine fritte, pommes si chiama. E insalata. Però, mo' ci portano il. Uso. Che è un uso e costume loro, però l'uso è corona. Guarda, corona, vai tu. Prima ti crei so bene corona in trinca. Tu te bevi questo qua e ammazzi il coronavirus, ha detto praticamente. Alla salute, lo stiamo bevendo solo io e mio figlio. Questo è praticamente sambuca. Liquore all'anice, loro lo chiamano uso e loro uso e costume. No, non è come quello là. Loro usano proprio la. Allora, questo è più liquoroso, però è meno forte. Il sapore è più dell'acqua. Il nostro sambuca è molto più potente. Però questo qui ammazza il coronavirus. Quindi si fa 1, 2, 3. Il corona sacco, beste medicine. Riccio medicine, nix ramazzotti già buca. Ramazzotti. Hai capito? Questo è. No, perché siccome hanno detto che la Grecia ha chiuso gli italiani, invece qua ha aperto solo per noi. Quindi non è vero che la Grecia ha aperto agli italiani e ci fa pure mangiare. Questa è insalata greca, queste sono le famose olive greche che diceva il film di Carlo Verdone. Assaggia queste olive, sono greche. Assaggia queste olive, oh. Sono greche. Okay. Usano qualcosa. Sì, ma è più buona questa di quella della. Ne è arrivato. Il pesce, riso, gamberi, calamari, la salsa che non so che è. Che è? Tzatziki. Che è? Tzatziki. Tzatziki. È una sorta di stracchino speziato comunque questo qua. Bravo. È vero? Sì. Stracchino speziato da mettere sul calamaro. Da notare che l'anello di calamaro è largo 4 cm. No, uno. Va bene, abbiamo mangiato greco, ha pagato sto pezzo di merda qua dietro che non ha voluto prendersi i soldi,
quindi ho offerto mio figlio. E quindi niente, ancora più buono. Quando è offerto è più buono, perché è stato buono il pranzo, però dopo aver pagato il conto, madonna che bel pranzo! E mo ci tocca andare a trovare un bel caffettino. Andiamo a un bar di un mio amico, un ragazzo che ho conosciuto qui in Germania, si chiama Paolo, c'ha un negozio al centro, un bar al centro, e fa un espresso al bacio. Qui in Germania non è che ci stanno solo belle macchine, ci stanno pure queste, col tettuccio rotto. Non è che in Germania ci sta solo il non plus ultra delle macchine, ci sta pure il non plus ultra del zingarame, voglio dire, c'è tutto. Buono il caffè? Il nostro italiano. Quando vengono a Norimberga il caffè da Paoletto un po' manca. Caffè da Paolo. Ci sta tutto. Parabbe per caffè. Ananda. Ogni tanto mi riposo pure in vita lui. Sempre se non mi fa prendere qualche autovelox in Germania. Contro tutte le previsioni meteo abbiamo una bellissima serata limpida e non fa neanche freddo, faceva più freddo in casa, nel senso pensavamo che facesse freddo e ci siamo messi i giubbini, ma in realtà si sta benissimo. Ultima serata a Norimberga, prima della partenza per Praga, stiamo accompagnando la ragazza di Manuel a casa, perché abita... Shana, qua, dentro! Perché abita... a 30 km da qui, quindi l'accompagniamo a casa e poi domani mattina partenza per Praga.